Fioccano le polemiche negli Stati Uniti all'indomani del vertice ad Helsinki tra Trump e Putin. Sconcerto per le dichiarazioni del presidente americano che, dopo aver bistrattato la NATO e l'Europa, ha abbracciato Putin e sul caso Russiagate si è schierato con il leader russo invece di appoggiare l'intelligence americana. In collegamento in diretta per noi da Helsinki, Giovanna Botteri. E noi siamo davanti al Palazzo Presidenziale, dove si è svolto questo storico incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump proprio ieri. Resta un'immagine di quello che è stato il faccia a faccia fra i due presidenti. Trump è già tornato negli Stati Uniti, Putin è già tornato a Mosca, ma evidentemente la pagina che hanno scritto è ancora molto importante. Importante perché in qualche modo, come ha detto lo stesso Putin, mette fine ad anni di guerra fredda e di contrapposizione, ma apre allo stesso tempo, soprattutto per Trump, forti polemiche interne. Perché in quella conferenza stampa, di fronte alla domanda precisa se doveva scegliere fra i suoi servizi segreti che accusano la Russia di aver interferito nelle elezioni americane e Putin, Trump in qualche modo ha risposto di credere a Putin. Questa è una manifestazione di apertura e di amicizia poco gradita alla politica americana e agli stessi repubblicani, compagni di partito di Trump, anche perché una manifestazione di amicizia fra i due leader è avvenuta quasi contemporaneamente all'arresto a Washington di Maria Butina, una russa 29enne accusata di essere una lobbista, accusata di aver tentato di far incontrare già nel 2016 Trump e Putin. Quindi per il presidente americano un incontro storico, ma anche difficili nuove polemiche nel suo paese. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Giovanna Botteri, torniamo in...